E mi vedete insieme a Vanessa perché siamo al Casolare, siamo arrivati qui. Buonasera Vanessa. Buonasera. Buonasera, lei è sempre molto sensuale. Ma sempre mentre canto. Ma perché ti vogliamo già con la voce allenata? Che cosa sei? Vanessa, stasera qui al Casolare? Cosa sei? Cosa siamo? Siamo venuti qui a Casolare, quindi ti incontriamo. Lei canta, però voi guardatevi le immagini. Non cambi mai, proprio mai. I know things have been a little strained around here lately because of all the stuff going on outside the house, you know, the pressure, the job, all those things that can weigh you down. You know, sometimes, just sometimes, you bring that home with you. And I understand, but you know, I want us to just stop for a minute and think about how much we have together. Sì, ci manca il bue e l'asinello però devo comprare. Ah, devi comprare? Sì. Però tu puoi mettere quello tu. Pecorella? Anche a pecorella ti puoi mettere. No, no, la pecorella faccio. Vabbè. Non come pensi tu. Non come quella pensi tu. Quella vestita di bianco. No, scusate, so che... Ah, non è bello. Che ho in mezzo. Che ho in mezzo. Ha tagliato. Eh? Ha tagliato. No, ha tagliato. Senti, dato che devi fare il discorso alla nazione lei fra poco, direi di... Ladies and gentlemen. Sì, direi di espletare questo compito ingrato. Sì. Che è quello di... Beh, io, diciamo, di comunicare i vari menù di queste festività natalizie. Sì, attualmente me ne hanno dati due perché mi sono salvata, che gli altri sono, diciamo... In via di effettuazione. No, caro, li scelgono loro. Ah, chi si siede a tavola si sceglie quello che si deve mangiare. Quindi può anche mangiare e paga sì, di più però. Sì, io fisso cioè il menù di 24 dicembre e 31 dicembre, perché 25, 26 sono a menù alla carta e l'uno... Ma non ve lo posso dire. Che non lo so. Non lo sacci. Però la settimana. Ma anche prima perché meno dire. Male, perché se io mo c'avevo anche quello dell'uno. Dovevi pagare tre volte. No, ce ne pagavi tre volte tanto. Non ho capito. Pagavi di più, che pigliavi più spazio. Ah. Allora è stato un piacere, arrivederci, grazie. Risparmio qualcosa. Ciao. Non stavo scherzando. Non zassare senza di me. No, mi sei mancato. Anche tu. Quanto tempo ci vediamo? No, la vita. Assai, Meno male che sta Facebook, vedo le tue foto. Eh? E metti mi piace sotto le tue foto. Questo sorriso quando marcante. È bella, ma sei un po' troppo scoperto. No, e infatti copriamoci e facciamo vedere la nostra targhetta di Telethon, perché volevo ricordare che il nostro locale per tutto il mese di dicembre sponsorizza la campagna di Telethon, per la quale il nostro chef ha anche proposto il Telethon Fashion Cake. I nostri ospiti assaggiando questo dolce, comprando questo dolce, avranno una ricevuta apposita, perché l'intero costo del dolce andrà evoluto a Telethon. Cosa bella, mi sono quasi commosso, perché la prima volta è una bestia lei, no? Invece stavolta è stata umana, l'ha anche spiegato bene. Quindi praticamente è un dolce sì. Che chi viene può acquistare. Sì, lo chef ha inventato sia la ricetta sia il nome.
di conseguenza il ricavato andrà appunto per questa nobile causa. Bella storia. A dicembre siamo tutti più buoni e quindi noi lo siamo sempre e continuiamo ad esserlo anche nel mese di dicembre. Ciao, non è lei, Rita? Sì, salve. Sono io. Allora, parliamo di Capodanno, no, parliamo prima del 24. Sì, allora. Cioè, quindi la vigilia sarebbe? Sì, di Natale. Beh, è strano, siete forse l'unico locale che fa questa cosa, se lo fa va bene. Allora, stiamo a sentire. Bello. Bello. Noi siamo aperti tutti i giorni. Non so, manca il mio compleanno, gli unici assenti. Lui lo sa, lo può dire, gli unici assenti eravamo noi. Comunque. Noi, io non sono due. Fortunatamente ho deciso di festeggiarne tre o quattro nel corso dell'anno di compleanni. Eh sì, perché è piaciuto, capito? Cioè, vogliamo farne un altro. Beh, io posso mai leggerli tutti, ve li posso, diciamo, dire sommariamente. Menù del 24, vedi Enzo, abbiamo cacciucco di calamaretti come antipasto, risottino alla Luciana. Grazie Luciana. A Luciana. Chef, chi è Luciana? Tubetto di Gragnano con vongole e pescatrice, rispondete. Gratin di branzino al limone. E mille frolle con chantilly all'arancia di Sicilia. 24, tutto dire. 25, venite, vi sedete, prendete il menù, scegliete, vorrei questo, 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 questo. Menù alla carta, diciamo per dirla in modo simpatico. E poi... Chi è? No! Buonasera. Buonasera, lei è Luciana? No, sto aiutando in cucina. Sì? Sì, sì. Vai lavorare. Che esci perché se no qua mangi nessuno più, eh? Passiamo al 31? Già. Il 25 ho detto che è la carta, il 26 altrettanto perché siamo aperti anche il giorno di Spezziamola di Spezziamola col sondaggio della settimana. Oh mamma roba. Sì, vai. Parliamo di sesso? Ma no, veramente? No, no, meno male. Che siamo a Natale, siamo più buoni, anche noi. Perché chi lo fa nei cattivi? Sì. Senti, sono peccatori. Come si riesce a superare il problema del tradimento? Tu sei stata tradita da Francesco? Un pezzo e coscia. Ah, hai risolto il problema. Hai risolto il problema. Tagliamo però, le mentalmente come si supera questa tragedia? Bella domanda, bel sondaggio. Come si supera? No, serio, stavolta è serio. No, no, lo so, sto pensando seriamente. La vedi, la mia faccia è trasformata. Come si supera? Pezzo e coscia. No, 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 no. Io penso, allora, inizialmente... come per tutti credo sarà una botta atroce, anche perché se una persona no, parliamo seriamente, anche se un, penso che se uno arriva a tradire vuol dire che c'è un problema di coppia. È non ci credo quando dicono vabbè è stata una scappatella, è stata, io non ci, personalmente non ci credo. Come si supera? Penso che bisogna stare per un attimino da soli e capire se l'amore è così forte da poter superare il tradimento e ritornare con la persona che è stata con te tanto la vedo difficile. Una volta. No, chi lo va, se quando è rutto non lo con là. Non esiste. Quindi lo cacciamo fuori. Sì, via. Via i traditori. In tutti i sensi. Traditori in tutti i sensi. Sì, però tu come lo superi? Cioè, viaggi, pazzie, follie. Sì. Penso un po' a divertirmi. Ma dai, tutti perché? Penso... No, non esiste. No, sto scherzando. Va benissimo. Papà, abbiamo trovato un nuovo lavoro. Cioè, il senso di non era quello. Però... Sì. Ma esco che fuori. Ma che esco fuori. No. Cioè, il senso non era quello. Chi se papà mo sa? Viene a stare registrato. Mo' dovevi all'improvviso con i brillanti. Cosa? Lì piace sti soldi.
Va bene. Va benissimo, sta a posto. Comunque se parliamo di Capodanno che è meglio, eh? Sì. Che maricio, non posso. Ci può mettere un sottofondo musicale con questa cosa, ma che bello! Qual è quella musica? Lunga. E c'è zecca. Nove settimane e mezzo, cosa del genere. Allora, guarda lei, guarda in camera. In questo momento c'è la musica che scorre. Ma vabbè, ma poi giusto a finale, quanto prenderesti? No, niente. Gladys, sei peggio ancora. No. Vabbè. Io sono fedele a chi mi sta accanto. Se lo merita. Aspetta, Rosario, ascoltami. Letto che è fedele, che cosa ha dichiarato? Rifaglielo sentire. No, non me lo fa sentire. No, sto scherzando. Come vedi, hai detto proprio così. Non lo so immaginare cosa vedrò poi dopo. No, lo sai già. Parliamo di Capodanno, per favore, così ce ne andiamo? Sì. Grazie. Andate di fretta? Sì. Sì. Dopo che mi hai fatto fare questa bella figura. Sì, allora, Capodanno... Adò, bravi. No. Senti, non me ne vado, vado da sola. No, no, ti staccamo. Ma ti fa la figuraccia, mo stai qua. No, no, che figura. E tu non ridere, cameraman. Ti vuoi fottere amore? La faccia di... L'urlo di Munch. Non è la stessa faccia. Che allora, vuoi che ti elenco giustamente il menù di Capodanno? Il prezzo, prima di tutto. 60 euro a persona, una serata tutta allietata da musica, in una, ci saranno due tipologie di musiche diverse. Posso fare i nomi? Ti posso fare? Poi ci dici tu che mi pagano perché gli ho dato il nome? Ok. Da una parte ci sarà Gianluca Pagano e dall'altra parte ci sarà Enzo Somma. Quindi due tipologie di musiche diverse per accontentare un po' tutti i gusti. Enzo continua a ridere, pensa che ha avuto il migliore caso e puoi venire domani, continuiamo. Abbiamo capito che ci ha fatta figuracci. 60 euro. Tu vieni a caprire, giusto? Che lui sta... Okay. Stasera ho anche mangiato la pizza, buonissima. Era quasi ora. Dai, un menù. Allora, il menù del 31. Perlina di bufala al papavero blu con carpaccio di baccalà. Sale e pepe di polipo verace affogato nell'acqua sua. Fai la parte del... O pulpodiello si è affogato. Pulpodiello affogato, com'è? Fa vedere. Ok. Però dai, non... dai, fammi un mimo per ogni pietanza. Ya, yeah, va buona. La perlina... Che mangia, a perlina che mangiamo? Raviolo. Oddio. Raviolo va bene così. Lo vuoi merice almeno con me? Cerniotto. Il cerniotto vuoi sapere com'è? Imbufalito. Scusa? Imbufalito. No. No. Scialalieli sporcati col nero. Poi ci sarà tu dentice. Allora c'è champagne. Non si taglia niente. Che devo rifare il denti, c'è un trick che ci sta scritto dopo. Cerco di farlo tutti. Allora. Aspetta. Umma. Mamma, com'è? No, perché se lo voglio fare tutto... Secondo me ho capito. Aspetta, no.
ho capito, non se ne mangia. Infatti l'anno scorso solo pocci e sciuducci. Se vuoi ti mando il video dell'uccisione del capito. Comunque, tornando a noi, questo è un dente. E poi champagne, guazzetta e ciottoli di pane miau, gatto. Hai capito? Ce l'ho fatta. Una tranche mandorlata al cioccolato bianco e lamponi rossi, non so come fartela. Lenticchie, cotechino, pandoro e panettone della stessa forma. Fiano, spumante prosecco, bibite comprese e tanti fuochi. Sta il casolare. Abbo basso. Infoline. Da sotto. 089-568-082, Facebook Il Casolare, indirizzo email www.agriturismoilcasolare.com. Oggi sono proprio preparata. Però passa figura di bip. Arrivederci e grazie. Le feste passate le qua, se no sono male feste e sono ammazzate. Dopo tutta la figura che ci fate, cane, mi venite, manca sì. Mangio venute capolati. Ma quando ti pigli? Quando... Per il menù sono 60 euro. Ma scusa. A persona. No, ripeti, quando ti prendi? 60 euro a persona. Senza persona, quando ti prendi? Per il cenone di Capodanno, per mangiare, il menù sono 60 euro a persona. A posto.